Palazzetto di San Rocco e Castagnaretta, siamo in compagnia di Matteo Pistolesi che da oggi è ufficialmente è il nuovo capitano della BAM Acqua San Bernardo Cuneo. Innanzitutto ti faccio una domanda su, questa, su questo fatto, eh, sensazioni di, di avere un ruolo importante per questa stagione di A2. Sensazioni sicuramente molto positive perché intanto sono contento della fiducia che ha risposto in me chi ha deciso di darmi questo ruolo intanto e poi sicuramente l'opportunità di essere capitano di questo gruppo che reputo un gruppo molto, molto interessante sia dal punto di vista del campo che dal punto di vista della coesione perché nel giro di tre settimane posso già dire che, a mio avviso, è un gruppo che si è già molto amalgamato, quindi è veramente un piacere poter, poter cercare di dare una mano in più ai miei compagni attraverso questo ruolo. Ecco, gli allenamenti vanno, vanno avanti. A che punto siete del percorso in vista del campionato che inizierà nel mese d'ottobre? Abbiamo fatto le prime tre settimane, questa è la quarta, non siamo ancora a posto né fisicamente né tecnicamente ma è giusto così, sarebbe strano al contrario. Stiamo lavorando bene secondo me, abbiamo lavorato la scorsa settimana molto dal punto di vista fisico con una settimana importante in sala pesi e ora stiamo cominciando a fare qualcosa di fase gioco, 6 contro sei, battuta. Muro, quindi con le prime situazioni insomma, dal punto di vista del campo che procedono vanno avanti e poi intorno a settimana prossima cominceremo con qualche amichevole e vediamo a che punto siamo. Ultima cosa, cosa vi sta chiedendo il coach, coach Serniotti in questa fase della, della preparazione? Siete praticamente a metà percorso perché eh, il campionato inizia fra cinque settimane. Sì, siamo, siamo a metà e siamo contenti di essere a metà anche se non nego che... Da parte nostra ci sarebbe tanta voglia di cominciare a giocare già da adesso che siamo stati fermi tanto, sappiamo allo stesso tempo però di non essere ancora a posto quindi... Siamo fortunati ad avere ancora 5 settimane di tempo per mettere, mettere in sesto tutto e cercare di arrivare pronti per il 18 a Bergamo. E Roberto sta chiedendo di lavorare ogni giorno come secondo me stiamo facendo, stiamo mettendo a posto ogni giorno qualcosa in più, ogni giorno affrontiamo una tematica nuova comunque su qualche giorno ogni tanto ricezione, ogni tanto difesa, muro. Adesso stiamo appunto cercando di mettere tutto insieme e vedere come, come poter migliorare le situazioni per arrivare il più pronti possibile. perché ci aspetta sicuramente un campionato importante e difficile dove però noi vogliamo essere protagonisti.